Il documento di economia e finanza 2018 dice che, dopo 10 anni, il tasso di occupazione in Italia ritorna sopra ai livelli pre-crisi. Le Marche però restano indietro. Per la prima volta il Paese, dopo l'inizio della crisi del 2008, torna a livelli di occupazione compatibili con quelli del livello pre-crisi, addirittura con qualche mezzo punto percentuale in più. Le Marche purtroppo però non sono nel treno di testa. I motivi di questa arretratezza sono diversi e non identificabili in maniera omogenea. Certo, c'è un'economia che tira e un'altra parte che non sta raccogliendo, non sta intercettando l'economia internazionale, che soprattutto per quanto riguarda gli scambi commerciali esteri, quindi l'export per quanto ci riguarda, può essere positivamente acquisita. E questo è un problema serio. Tante le ragioni. Intanto il paese ha una crisi sua. E in più noi non siamo il luogo né degli scambi commerciali, né della tecnologia, né del sapere, nonostante abbiamo 4 università, alcuni centri di ricerca pubblici e privati, altre attività in cui l'innovazione tecnologica, noi stessi Confartigianato abbiamo 2 Digital Innovation Hub, sia ad Ancona che a Macerata, si stanno attrezzando. Non siamo al centro dell'economia nazionale, perché le Marche, al plurale anche per questo, sono una terra di passaggio nord, sud, est, ovest, e certamente abbiamo tante imprese che soffrono ancora per tutta una serie di ragioni. C'è una scarsa collaborazione ancora tra tanti attori. E poi c'è la parte che riguarda le istituzioni pubbliche. Stato e Regione, non ce ne metto altri di attori, perché sennò il quadro si complica. Certamente hanno scelto altre strade, altri elementi, altri obiettivi su cui puntare. La Regione Marche non è ben chiaro se ha un progetto. Se glielo chiediamo ci dice di guardare il programma elettorale, ma sono passati 3 anni, magari una riverniciatura gliel'avrei data io. Il problema è che se c'è un progetto sta cercando di dotarselo ora, perché prende il riferimento della tragedia del sisma e delle fortunatamente tante risorse che nella tragedia sono arrivate come una via per fare un progetto, e quindi un progetto di risistemazione, ma anche un progetto di sviluppo. Il sisma c'è sullo sfondo di questi dati. Sicuramente l'impatto degli eventi sismici ha determinato la dinamica negativa degli occupati nelle Marche. A questo proposito è evidente, secondo la Confartigianato, che l'avvio dei cantieri per la ricostruzione post-sisma non può più tardare ed è imprescindibile cercare di ripristinare una situazione di normalità nelle zone terremotate. Allora, c'è un tavolo che si è aperto a metà fine novembre in Regione, che sta lavorando, c'è la collaborazione e il coordinamento tecnico operativo dell'Istao con tanti attori, soprattutto le associazioni della rappresentanza, compreso il sindacato. Sono stati presentati, mi pare, oltre 300 progetti e lì c'è una grande speranza, riguarda 3-4 quinti del territorio regionale. E su questo bisognerà poi intervenire per l'altra parte del territorio regionale che non è ricompresa. Alcuni progetti sono molto interessanti, altri lo sono meno, alcuni sono fortemente innovativi. Adesso, come sempre in economia, il fattore tempo è determinante. Prima facciamo e meglio si fa, e bene per tutti. Parliamo anche delle decine di migliaia di imprese marchigiane attualmente attive. Molte hanno caratteristiche simili, molte fanno parte dei distretti. Che cosa fare dopo che c'è stato il famoso cambio di paradigma post-crisi? Cambiare metodo di lavoro? Rinnovarsi? Puntare tutto sull'export? Certamente alcune cose debbono cambiare. Perché? Perché l'innovazione tecnologica da un lato, la competizione internazionale che ogni giorno cambia pelle, cambia regole d'ingaggio, ci obbligano anche noi a cambiare. Una volta quelli che venivano chiamati settori maturi erano pronosticati vicini alla loro fine, fortunatamente non è accaduto. Quindi scarpe, mobili, per fare un esempio, borse
e prodotti agroalimentari si possono sempre fare, siamo bravissimi a farli, le nostre imprese sono bravissime, bisogna continuare a farli. Bisogna fare cose anche diverse, bisogna utilizzare le tecnologie, le innovazioni tecnologiche fortemente spinte oggi disponibili, bisogna renderle capillarmente diffuse e accessibili alle migliaia di imprese, 154.000 nelle Marche, non solo a 1.150, 800 o 3.000, solo perché si chiamano Antonio, Giovanni o Francesco, e siccome in genere sono i soliti noti, noi ci siamo stancati perché poi i risultati sono questi, bisogna darli a tutti, e poiché il 94, 95, 96% a seconda degli elementi che prendiamo a base sono imprese che hanno alcune caratteristiche in genere di piccola dimensione, a profilatura di lavoro fortemente immerso nel territorio, bisogna che teniamo conto di queste e rendiamo diffusa, capillarmente disponibile questo tipo di innovazione tecnologica a quelli. Poi c'è una cosa che ci manca tanto, la conoscenza. I tempi sono cambiati, con essi dobbiamo cambiare anche le nostre conoscenze. Ogni giorno dobbiamo cercare di imparare qualcosa, non bisogna pensare di essere ho studiato, quindi so, no. Ho studiato, so qualcosa, però siccome ogni giorno cambia qualcosa, al libro di storia come di geografia, di matematica o di economia si aggiungono delle pagine, devo sapere quelle pagine per esemplificare. E quindi dobbiamo cercare di portare le imprese a imparare e a conoscere meglio con loro i loro principali collaboratori, i nostri giovani, le università, che invece di dire sempre che il piccolo non è più bello e bisogna puntare sul grande, e dovrebbero cercare di spiegare quali sono le cose che servono. Da sola la Regione Marche non può pensare di riuscire a risolvere tutto. Qualcosa può fare, dovrebbe agire insieme anche alle altre regioni e insieme al governo centrale. Un consiglio da dare all'imprenditore che di fronte a tutto questo si sente spaesato, dubbioso. Dunque, intanto c'è la teoria e la pratica, come sempre. Ci sono anche dei manuali, ci sono anche attività formative, le fanno l'ICE, le facciamo anche noi associazioni, ci sono anche studi di consulenza privati. Le attività formative disponibili ci sono, non sono numericamente a sufficienza, si possono migliorare in ambito di natura qualitativa. Ripeto, l'ICE per esempio ne fa diverse in giro per il paese, recentemente ha fatto qualcosa del genere anche qui nelle Marche, a Pesaro ad Ancona. Poi c'è la parte pratica, facciamo un esempio, riferiamoci alle attività agroalimentari che hanno una grandissima rilevanza nel nostro territorio, sia perché sono di qualità, sia perché concorrono all'attrattività del nostro territorio e sia perché danno quella forza alla cultura e alle tradizioni del nostro territorio che si uniscono all'arte. In una parola, fanno un turismo trasversale, compongono un turismo. Nelle attività agroalimentari, da una parte c'è la tradizione, dall'altra ci sono le innovazioni, poi dall'altra c'è il mercato. Nel caso del mercato, naturalmente ci sono regole di ingaggio, regole sanitarie, opportunità di natura tecnico-commerciali diverse da area geografica ad altra. Molte volte si può partecipare a un'iniziativa fieristica di natura internazionale, altre volte è sufficiente utilizzare 3 webcam e capire cosa accade, imparare guardando senza doversi spostare. Certo, bisogna investire, l'impresa ci deve investire, il soggetto pubblico deve accompagnare l'impresa a fare in modo che investa e deve allargare la platea delle imprese che vi partecipano. Grosso modo possiamo contare tra le 700-800 imprese che partecipano alle rassegne internazionali di Regione Marche, della Regione Marche e delle Camere di Commercio. 154.000 sono le imprese, da una stima nostra 20.000 potrebbero esportare, la differenza tra 800.000 e 20.000 è amplissima, ce ne abbiamo minimo altre 19.000, dobbiamo puntare su quelle e chissà mai che le altre non possono avere anche loro delle capacità di pezzi e di elementi che possono nel tempo farne maturare la coscienza per andare a vendere. Il mercato italiano continua a tirare poco. Noi abbiamo ripreso quest'anno un punto, qualcosa positivo sull'export dopo 3 anni di dati negativi. Se non riesco a vendere in Italia perché il mercato resta stagnante,
Se l'inflazione non aiuta in termini macroeconomici perché resta bassa, se non riusciamo a intercettare l'economia internazionale e non vendiamo all'estero, il gatto gira nella stanza, la stanza non ha via di uscita. Noi dobbiamo dare una via di uscita a questo gatto. Il gatto sono le nostre imprese, loro devono investire e la Regione Marche deve aiutare in questo sostanzialmente. Dobbiamo assolutamente allargare il numero delle imprese.